Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Carlotta Brucco e Riccardo Telesca e siamo qui con voi per presentarvi il corso Il valzer delle credenze, comprendere, credere, creare. Dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che tutto ciò che vediamo è formato da un campo olografico che produce l'esistenza. Questo campo è per lo più di una natura fluida e si comporta come una schiuma quantistica nel formare ciò che vediamo. La nostra mente è parte di una conformazione geometrica o di un'onda stazionaria che forma tutto ciò che comprendiamo come esistenza. Quindi tutto il nostro processo mentale viene informato da questo campo quantistico. Com'è che facciamo a comunicare con questo campo quantistico? Usiamo delle differenze di densità man mano che ce ne allontaniamo, quindi come se il centro o singolarità di questo campo sia la base dove tutto è contenuto, e poi man mano che si crea una sorta di palloncino che si distanzia un po' da questo centro infinitesimale, abbiamo delle strutture diverse dove l'informazione acquisisce una caratteristica geometrica diversa. Quindi già iniziamo a capire che la vibrazione di questo campo compone anche i pensieri della nostra mente. Quindi ognuno di noi è in qualche modo connesso con questo campo in maniera continuata. Il fenomeno si chiama entanglement, che è una sorta di tunnel, e ci porta un po' a scaricare informazioni sotto forma di archetipi, per lo più geometrici, all'interno della mente. Ogni credo in realtà è una resistenza al flusso, perché ci costringe all'interno di forme, come diceva prima Riccardo, di forme geometriche. E questo nei confronti dell'unità, dell'uno, della coscienza uno che tutti siamo, viene percepito come sofferenza. Però cosa osserviamo da questo presupposto? Che la sofferenza ha la sua funzione. Credenza, resistenza, sofferenza. Allora, ogni credenza è un'illusione? Ebbene sì, poiché resiste all'unità. Da un punto di vista unificato, così dice la saggezza antica, così la fisica quantistica, siamo tutti uno, c'è una sola coscienza intelligente. Partendo da questo concetto, noi, ognuno di noi, è una porzione di questa coscienza intelligente che raccoglie esperienza, raccoglie informazioni diverse dall'altro, una diversa dall'altra. Ogni porzione di coscienza raccoglie delle informazioni che offre all'universo intero e quindi sono preziose, qualunque esse siano. Qualunque credenza, provate ad osservare voi stessi, il vostro passato, come sono cambiate i vostri credo, come sono cambiate le vostre verità da quando eravate bambini adesso. Provate a guardare le altre persone, vedete che ognuno ha le proprie credenze, ognuno ha il proprio sistema, il proprio modo di vedere le cose. Ecco, questo modo di vedere le cose non è negativo, perché è proprio la forma geometrica, il limite, che permette di raccogliere un certo tipo di esperienza, ma ovviamente per poi andare oltre.